Allora, quando noi diciamo le cose, le diciamo in maniera concreta. Allora, io voglio portare un piccolo esempio. Voi dite, ma voi vi attaccate al discorso cristiano, voi siete cattivi. Allora, tutti sanno che io abito a Marostica, io abito in una piccola frazione che si chiama Valle San Floriano. E allora, nel foglio parrocchiale del 17 ottobre 1999, il parco di Valle San Floriano, che è un mio coetaneo, abbiamo la stessa età, abbiamo 42 anni, perciò non venite di raccontare che è un prete vecchio. Io ho 42 anni, lui ha 42 anni. Lui scrive, testuale, se passi la giovinezza facendo in maniera disinvolta l'amore, in vacanza con il ragazzo o la ragazza, fine settimana fino alle ore piccole, festine spavaldo, da adulto sarai pieno di problemi come coppia, fallito come genitore, deluso di te stesso, te stessa e arrabbiato con la società. Questo lo scrive un parroco di 42 anni, che è la mia età, il 17 ottobre 1999 sul foglio parrocchiale di Valle San Floriano. Allora, cosa potremmo dire? Cos'è questo l'insegnamento che si vuole dare alle persone? Cioè, rendetevi conto di questa affermazione. Cioè, e poi i genitori mandano i bambini al catechismo, alla dottrina cristiana, perché dicono che impareranno qualcosa. E quando un parroco mette per iscritto, no, non si è sentito dire, beh, qua c'ho il foglio parrocchiale, sì, il foglio parrocchiale, cioè, rendete conto, se fate l'amore sarai un fallito come genitore, deluso di te stesso e arrabbiato con la società. È l'ABC per preparare il ragazzino a farsi di eroina. È inutile che ci giriamo contro, insomma, a farsi emmenate. Ma 17 ottobre 1999, cioè, non anni fa, non secoli fa, non persone anziane, il parroco. Un parroco che ci tiene a essere considerato il buon pastore. E allora, cosa significa che voglio ammaestrare le pecore per fare cosa? Cioè, quale insegnamento posso dare? Rendete conto di cosa significa mandare dei bambini a catechismo? Perché succede che, ad esempio, parlo con i paesani e queste cose mi hanno detto, vi rendete conto cosa significa mandare dei bambini a catechismo e gli verrà insegnato questo? Che gli mi ha detto che se fanno sesso, alla fine saranno dei falliti nella vita. Ma sì, dai, raccontavano che se uno si masturbava gli crescevano i peli sulle mani. Sì, d'accordo, no? Allora cosa facciamo? Cioè, allora, cos'è il passaggio successivo? Prendiamo sempre 19 ottobre sul Corriere della Sera. Oppresse dal disagio sociale e integralismo, 73 ragazzi su 100 pensano di non aver scopo nella vita. Iran, il male oscuro delle donne, la denuncia del governo, ogni giorno 20 tentativi di suicidio. Resta la segregazione tra i sessi e il tempo libero diventa vuoto e angoscia. Ecco, questo succede. Ma quello dell'integralismo che c'è in Iran non è differente dal parroco di Valle San Floriano che dice la stessa cosa. E non è diverso dal comportamento di Padre Pio. Perché logicamente voi lo considerate un santo. Benissimo, allora c'è un episodio nella vita di Padre Pio che dice che un giorno Padre Pio notò, e questo qua è un testimone, cioè, che è stato nel libro, che cita un particolare. Vede una ragazza che sta applicando dei nastri a una veste. Padre Pio dice, oggi è domenica e non si lavora, l'ammonisce Francesco. Ma Adriana, scuotendo le spalle, fa capire che non prende nessuna considerazione l'ammonimento. Francesco, a sua volta, mostrando di non aver troppa simpatia per la polemica, gira sui tacchi, va a casa, torna con un paio di forbici e con rapidi tagli ben assestati pone fine al lavoro domenicale di Adriana. Questo è il comportamento di Padre Pio. Rendetevi conto. Un coetaneo, vedendo periodicamente apparire stanco ed emaciato, gli consiglia, come cura ricostituente, di amoreggiare con qualche amichetta. Padre Pio lo rincorre e gli rompe un manico di scopa sulle spalle. E allora, che differenza c'è fra quello che può dire un parroco in ottobre? Le donne che tentano suicidio perché sono considerate degli animali in Iran è il comportamento del cosiddetto Padre Pio. È che devo trovarlo, ma anche la depressione fra i giovani qui in Italia sta aumentando. Sì. Cioè, la situazione è atroce. E queste situazioni le hanno create in base a dei principi religiosi. E questa è una testimonianza diretta, cioè nel senso che è un bollettino parrocchiale, un foglio parrocchiale che lo dice. Ma tieni presente che questo qua significa un aumento della criminalità, un aumento del disagio, un aumento di gente che si buca, significa un aumento di vecchiette che saranno scippate, significa un aumento di casini. No, ma vedete voi. Ma significa, cioè, ti rendi conto che nelle parrocchie ci vanno decine di bambini e che mezzi hanno culturali per poter comprendere che il parroco che dice queste cose dice delle cazzate? Sta fregando, cioè, in effetti sono incapaci di difendersi perché sono bambini. E dopo,
Cioè, vi rendete conto, questi sarebbero gli insegnamenti contemporanei. Di conseguenza, quando noi diciamo che le cose sono così, ma il comportamento di queste persone non è fatto dalla loro follia o dalla loro perversione, che potrebbe avere un motivo, uno è perverso, lo è, ma gli viene fatto perché Dio glielo ordina, perché il Dio dei cristiani gli dice tu devi addomesticare gli altri, devi sottomettere gli altri, devi annientare e distruggere, e non puoi lasciare che gli altri costruiscano una loro esistenza, una loro vita, una loro esperienza, come voglio. No, perché tu lo devi sempre togliergli la possibilità. Difatti, e questo ci ricollega, quel criminale di Nazareth, per esempio, quando parla di una cosa dice fa, io sono la vera via. Pronto? Io sono la vera vita, io sono la vera vite. Buonasera. Dimmi. Vi rendete conto quante cazzate che dicete? Scusa, e quante... A proposito di Padre Pio. No, Padre Pio è un delinquente responsabile di genocidio, responsabile di aver ammazzato le persone. Questo è Padre Pio, un delinquente. Guardate, ciao. Allora, caro Domenico, ascoltami una cosetta. Il fatto che Padre Pio sia corresponsabile con la sezione combattenti di aver sparato su della gente, su della gente inerme, gli arditi di Cristo, aver sparato su gente, è corresponsabile di questo. Che dopo a te faccia piacere cacciare la testa sotto la sabbia, mettere in ginocchio chi non si può difendere, per portargli via soldi, per portare i bambini a stuprare, questi sono cazzi tuoi. Ma non vieni a dirmelo a me. È chiaro questo. Vai a dirglielo a Radio Maria, vai a dirglielo a Wojtyla, vai a dirlo quello che vuoi. Ma poi che vi interessi mettere in ginocchio bambini davanti a una feroce di questo tipo soltanto per poterli riempire un giorno di eroina, perché dopo questo c'è il fine, cioè la distruzione del sistema sociale, beh, questo andate a dirlo a un altro e devi vergognarti dal mio punto di vista. Pronto? Sì? Vergognatevi! Grazie, grazie. Ciao. Allora, torno a ripetere che Padre Pio è un impostore, un menzognero, ed è un istrione che logicamente riesce a sedurre con la sua immagine, anche bruttina come immagine, le persone. E le persone che seguono Padre Pio sono capaci di vergognarsi. Ma quando uno usa la parola vergogna, nel suo vocabolario significa che ha qualcosa di cui vergognarsi. E deve vergognarsi di essere cristiano, e deve vergognarsi di essere seguace di Padre Pio. Questa è una vergogna. Difatti i cristiani dicono sempre, vergognatevi di quello che sì? dite. Dimmi, sì. Siete dei delinquenti criminali. Grazie, ciao. Bene, cioè, notate bene queste cose. Cioè, in effetti, basterebbe che uno dicesse, non è mica vero quello che dite voi. No. È scritto, è documentato ed è una cosa reale. Che poi si giochi sulle emozioni delle persone per costringerle in ginocchio a pregare, specialmente i bambini, quando non si possono difendere, è un'infamia. Ricordate che oltretutto, adesso Francesco è anche molto buono, ma questo è un delitto, cioè questo dal punto di vista sociale è un reato per il quale i cristiani non rispondono solo per l'esistenza del concordato, cioè il concordato esime lo Stato dall'intervenire giuridicamente rispetto a questi comportamenti. Pronto? Criminale, no? Ciao. Vabbè, cioè, notate bene che a questo punto abbiamo già una decina di persone che sono pronte per alzare i roghi. Cioè, se vi avessero detto Giordano Bruno è stato bruciato nel 1500 o Tizio è stato bruciato nel 1600, bene, queste persone erano quelle che alzavano i roghi. Magari non avrebbero fatto il magistrato, forse neanche il soldato, penso. Avrebbero fatto però quelli che applaudivano, quelli che venivano a divertirsi a vedere la strega bambina bruciare perché si compiacevano di questo. Cioè questo è lo spirito di queste persone, è il disprezzo nei confronti dell'umanità che li ha portati a fare 200 milioni di bambini a lavorare come schiavi, perché hanno un assoluto disprezzo per il futuro, hanno un assoluto disprezzo per il sistema sociale, loro arraffano ciò che è la loro disperazione. Questo sì, no, ma infatti pronto? Dei cristiani si può dire quello che diceva? Sì? Ecco, io vorrei solo che reggessero l'espresso su Padre Pio. Ecco, Padre Pio, le stigmate, se le procurava mettendo una luna, adesso non mi ricordo esattamente. Sì, di odio. Ecco, non solo, ma
quel signore che è andato poi a letto 15 giorni fa ed è tornato senza più parlare. Ah sì, ho detto che è questa, sì. Ah, l'avete detta? Sì, no, no, l'abbiamo detta, l'ho letta. Il signore leggessero proprio fa là le righe che quando non volevano eleggerlo giustamente il Papa come santo, e aveva visto giusto, questo qua hanno fatto intanto l'ospedale. Là, un ospedale che ci vanno solo i ricchi perché i poveri là a Pietralcina, là dove lui, non possono entrare perché i costi sono altissimi. Ecco, con tutte le offerte là si sono ingranditi i primari e tutto quanto. E in quanto le stigmate che si leggono bene i giornali, i signori che parlano. Grazie, buongiorno. Grazie. Il problema è che quell'ospedale, quelle cose non sono state costruite con le donazioni di Agnelli, con le donazioni di ricchi, sono state costruite con le 10.000, le 20.000, le 50.000 gente che se l'è tolta dalla bocca, e questa è l'infamia, ed è una direttiva del padre di Nazareth, cioè togliere l'obolo alla vedova, quello che costruire miseria. Ma Antonio lo dice chiaramente, qualsiasi cosa vi verrà tolta, proprio perché pronto? È sempre la privazione di qualcosa dalla vita. Sì? Andrea. Dimmi Andrea. Ciao. Ciao. Ascolta, è niente a parlare come un comulo, perché se ci si rende conto che nella storia, no, i tribunali della Santa Inquisizione, no, dove praticamente se non eri d'accordo con le loro idee, vediamo lo stesso Galileo che solo per aver detto che la Terra era rotonda, no, l'hanno messo in galera, ha dovuto ripiudare tutto quello che diceva perché sennò lo uccidevano. Non parliamo delle crociate, non parliamo del resto, perché a me non mi risulta che il Papa e i Vescovi vanno a parlare, cioè nella storia sono sempre stati quei potenti con quei tiranni, no, e non riesco a capire come mai è proprio, viene dal basso questo buttarsi in ginocchio da questa gente, capito? Questa condiscendenza, non riesco a capire questo. Perché oltre a smartellarli in testa, no, e a portargli via tutto, ancora ci vanno dietro. E posso citare, non so, i miliardi che stanno spendendo per il giubileo, che potrebbero salvare non so quante vite umane in Africa, di gente che sta morendo di fame. Non voglio parlare dei miliardi che stanno buttando via per mettere a posto il Vaticano, miliardi che molto probabilmente vengono fuori dalle tasche nostre, perché per mettere a posto la facciata di San Pietro lì, quello, non so quanti miliardi stiano spendendo, e tutto il resto, e non riesco a capire questo. Vabbè, comunque avanti così. Va bene. Capiranno. Grazie Andrea. Ciao. Ciao. Pronto? Ora io volevo dirvi anche un'altra cosa, vorrei anche sapere, chiedere a questi signori ben pensanti, quante scuole, nelle scuole cattoliche che sono tutte private, qui, e sono sempre state private, ci sono sempre stati, quanto mi risulta, soltanto i ricchi, mai i poveri, e delle case hanno solo, con i soldi raccolti dalla povera gente, da tutti. Cosa hanno fatto? Sempre soltanto un Vaticano, che è il più grande, diciamo, il più grande conservatore di tesori, e vanno via importantina, adorata, eccetera, i vari papi, compreso anche questo, che mi pare che quando va da qualche parte si vedono un apparato di speso di miliardi, di pompa, che non mi pare che fosse scritto così nei Vangeli e nelle varie quello che dicevano, secondo quello che loro credono. In più mi sembra che anche tutti questi miliardi spesi, delle case per la povera gente, non ne abbiano mai fatto neanche una. Eh sì, penso proprio che sia così. Ecco, questi signori che pensano tanto, sono tanto, e infatti, se torniamo a Padre Pio, mi pare di ricordare che Padre Pio fosse stato anche sospeso dallo stesso Vaticano. Insomma, dopo convenivano l'altro lato. Dopo... Perché portavano io, perché se noi guardiamo la Madonnina di Civitavecchia che piange sangue, e che un cardinale dice che li ha pianto in mano, e c'è gente che continua ad andare là e continua a portare soldi, cosa volete pretendere? Sì. Tutto lì. Va bene, ciao.
C'è un solo errore che hai fatto, amica sì. mia. Il patto di Nazareth in realtà indica al Papa di fare questo. Se tu ricordi bene, nei Vangeli c'è l'episodio di Marta e Maria, dove viene buttato l'unguento sui piedi, viene buttato l'unguento sui piedi e dice: tu non stai a rompermi le scatole, io l'unguento sono per me, i poveri si arrangiano. È fondamentale pronto. Comprendere che quello che avviene non è un tradimento sì? del Vangelo. Ciao, sono Massimo. Ciao, dimmi. Ascolta, niente, sentivo un attimo la trasmissione, anche se forse non dall'inizio. E niente, l'unica cosa che volevo dire è che abbiamo ascoltato tante messe in religioso silenzio e tutti gli ascoltatori che come me non possono anche non essere d'accordo al 100% di quel che state magari dicendo, possiamo ascoltare anche voi in religioso silenzio. Beh, eventualmente no. poi confrontarci. Va bene. Okay. Comunque è anche giusto protestare. È giusto indignarsi. Giusto protestare, però le bastonate le prendono in pochi e voi sì. siete tra questi. Io non me la sento tanto, comunque voi avete più coraggio e avanti così. Va bene, grazie. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. No, in effetti è giusto protestare e indignarsi, però la qualità e la direzione in cui si indigna dipende se una persona è un essere umano che costruisce la vita o se è un figlio di puttana che mette in ginocchio le persone. Questo è... Fondamentale è indignarsi per se stessi e che c'è chi si indigna per gli altri. Certo. Questa è una bella misura di differenza, cioè, nel senso che noi possiamo indignarci per quello che gli altri possono dire o possono fare e ci indigniamo perché abbiamo qualcosa. I cristiani si indignano per Dio, perché Dio non è capace di tutelare i suoi interessi. Dimmi. Allora, voi no, dicete che Padre Pio è un delinquente, allora? Sì, sì. Ma hai dimostrato, c'è un libro fuori anche. Siete mai stati a San Giovanni Rotondo? Non è importante. No, non conta niente. Non questo. È importante. Cioè, non è importante quanta gente si mette in ginocchio davanti a un criminale. Hitler aveva le folle che lo osannavano, ma i fatti parlano, non le folle. Che fatti avete fatto? Allora, i fatti di Padre Pio sono sterminio, sono picchiare le persone, sono ingannare le persone con le stimate, sono imbrogliare i desideri delle persone, i bisogni di guardare il futuro, sono la truffa continuata. È la menzogna pianificata. È solo questo, non è altro. Io penso veramente che state esagerando. Davvero? No, guarda, non c'è mai... dammi il titolo del libro, Francesco. Sì, allora, il titolo è Beato Impostore. Controstoria di Padre Pio, lo scrittore è Mario Guarino, Edizioni Caos, K-A-O-S. Ma veramente Caos? Sì, K-A-O-S, è una casa editrice che sta diventando anche abbastanza famosa perché... letterale della parola. K-A-O-S. Allora, tu te lo compri, te lo leggi, dopodiché magari se non sei d'accordo ti ricompri le storie che vengono sulle bancherelle di San Giovanni Rotondo. O ti compri Santini. Però, mi raccomando, se tu non sei d'accordo, non dire sciocchezze. Perché non mi lasci parlare? Scusa, lasciate parlare. No. Sono a vostro favore. Sì, ma non puoi imporre alle persone di essere in ginocchio. Se hai delle cose da dire, dille, ma le cose però. Ma perché non lasci parlare solo quelle che sono a vostro favore? E perché no? Che non sono... È una scelta nostra. Io ho tentato di telefonare al Vaticano, mi hanno buttato giù il telefono. Ha fatto male? Ah sì? E diglielo al Vaticano? Ha fatto male? E diglielo al Vaticano. Che Padre Pio è veramente un santo, ha fatto... delle cose strabilianti. Sì, sparare sulla gente è una cosa strabiliante. È stato un ciarlatano in gamba, cioè, nel senso che ha avuto un buon seguito. Truffare le persone con stimate false è buone cose. Guardate che lì a San Giovanni Rotondo c'è un ospedale che vanno... Sì, vanno solo i ricchi, vanno solo i ricchi con i soldi tolti alla povera gente. E non vuol dire niente. Sì, ma infatti, ma tutti gli ospedali cattolici sono convenzionati con l'USL, tutti, in qualsiasi parte d'Italia, anche a Milano, non solo. Vedremo quanto avanzerete voi. Ma non mi interessa quanto avanzo, io spero solo di morire presto, ciao. No, ciao. Allora. Pronto? Ciao Dino. Ascolta. Parla pure per telefono perché sennò se alzo la radio non sente fissi. Ascolta qua, a parte quanti madone, i cristi eccetera, il poro Betty, dimmi qualcosa sul poro Betty,
fuori, perché mi pare fosse stata una grande persona il Paolo Beppi. Quale Paolo Beppi? Ergo Pio, pronto? 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 Aspetta, pronto? Pronto? Mi senti? E chi è sto Paolo Beppi? San Giuseppe, il famoso San Giuseppe, no? E chi sei? Non è mai esistito? Sì, ma d'accordo, tu guarda voi, ma il personaggio che sta creando, ok? Cosa gusto che te dica? Non sta a dire niente. Non ti dico niente. Non stiamo a dire niente, sta parlando di niente. Va bene. No, volevo sentire dire qualcosa, no? Perché mi pare che Paolo Beppi, oltre ad essere stato un gran cornuto, dopo è arrivato a fare anche il padre putativo. Ma non lo so, cioè, mi davanti all'invenzione sono un po' sconcertato. Sempre chiatri, no? Sì, vabbè, ma chiatri ha un'altra visione della vita, capisci? Di fronte all'invenzione di un Dio creatore? Cioè, se io ti dico che il padre di Nadal è un'invenzione, e se è ovvio che di conseguenza è un po' tutto inventato, per cui andare dritto a certe logiche posso farlo qualche volta, ma sì, a livello di divertimento, di battuta, cioè, insomma, capito? Non so se riesco a spiegarmi, cioè, se uno che viene a dirmi padre Pio è un santo e quindi bravo, mica è Dio, che Dio non è mai esistito, che è una truffa, e che Gesù di Nazareth è un'invenzione, è stato a dirmi che sei un santo perché è riferito a un'invenzione, cioè, non so, se è meglio che telefono a Radio Maria a sto punto. Cioè, stando alla logica. Sì, beh, allora non ho neanche senso continuare a parlare né di Bob. Appunto. No, no, ma visto che ti continui a parlare, ne volevo dire. Sì, ma sentire, io. Sì. Che te ne dici? Cosa vuoi che ti dica? Che fosse cornuto? Io che sono per l'amore libero di tutte le persone che fanno quello che vogliono. Ascolta, ma adesso a me sto per ridere, che non te credi che io sia. Va bene. Va bene, ciao, ciao, grazie, ciao, ciao. Sì, no, indubbiamente questo radioascoltatore ha voluto alleviare un po' la tensione che si crea, e di questo lo ringrazio, ma il problema è questo, cioè, che in effetti secondo me questa trasmissione ha più cristiani che l'ascoltano, esatto, e che la registrano che non qualunque altra trasmissione, perché in effetti pensi che un attimo, vedi io, che Dio non esiste, Madonna non esiste, che il pastore di Nazareth non è mai esistito, e qualcuno viene a parlarmi di padre Pio che era buono, che si riferisce a quelli, a me. Cioè, insomma, sì, ma padre Pio non è mai stato buono. Sì. No, ti dico, ci sono dei truffatori, no? C'è un'ideologia, è una truffa, esatto, e chiaramente per estensione chi si riferisce a quell'ideologia è una truffa, cioè, capite un attimino, no? Non è che si possono dire cose diverse da queste. No, ma io mi sono segnato alcune cose, purtroppo io ho letto solo le prime pagine, le prime 26 pagine del libro, e ne parleremo ancora. Se alcuni soci dell'istituto che hanno già letto il libro sono in ascolto, possono chiamare. Un amico mio che l'ha letto ha detto fare veramente una roba sconvolgente, cioè proprio padre Pio già lo consideravo poco, dopo che ho comprato questo libro veramente lo considero ancora più una miseria. Ma allora, visto che padre Pio così tocca il cuore di certe persone, andiamo, noi diciamo che è un ciarlatano, ma definitivamente lo è, e difatti lo chiamano beato impostore, ma vediamo anche l'ambiente in cui lui è nato e vissuto. Allora, quando era piccolo, la madre, a scopo precauzionale, portò il piccolo da un paesano capace di togliere il malocchio, cioè rendetevi conto che significa dire a un bambino sottoporlo a certi rituali, come gli esorcismi che vengono fatti sui bambini nelle parti del Vicentino, da parte di alcune persone, cosa significa creare lo sconvolgimento di un bambino. E logicamente se poi il bambino si deforma, la conseguenza sono dei genitori. I genitori... Ciao Sandro, dimmi. Allora, sai per cosa che le chiese sono così grandi? Perché? Per farla sentire la gente molto piccola. Buona come deduzione. È una possibilità. Buona come deduzione, ciao. È una deduzione comunque interessante. Allora, ogni mattina e ogni sera si recava in chiesa a visitare Gesù e la Madonna. Durante il giorno non usciva mai con i compagni, e quando gli dicevano di uscire, la madre disse: Franci, esci un po' a giocare. Il piccolo le rispondeva, aperte virgolette, fa: non voglio andare perché essi bestemmiano. Rendetevi conto, un bambino che non esce a giocare perché i bambini bestemmiano. E che significa chiaramente che la famiglia... L'hanno massacrato. Esatto. L'avevano già massacrato. Quindi. Allora, padre Agostino da San Marco in Lamis dice, a parte regolarmente, vessazione diabolica all'età di circa 4 anni.
Il diavolo si presentava in forme orribili, spesso minacciose, spaventose, era un tormento anche di notte che non lo lasciava dormire, chiuse virgolette. C'è un bambino che aveva gli incubi. Cioè, a 4 anni, logicamente. E lui dice, padre Pio, fa, mia madre spegneva il lume e tanti mostri si mettevano vicino e io piangevo. E lui diceva che questo qua era un annuncio di quello che potesse essere splendidamente doloroso, cioè nel senso che il dolore è una cosa splendida per lui, cioè che va vissuto con gioia. E all'età di 9 anni la madre, si dice, lo trovò che si flagellava con una catena di ferro. Un gioco molto divertente per un bambino di 9 anni che si flagella con una catena di ferro, insomma, molto bello, molto simpatico, ha avuto un'educazione molto allegra, insomma, cioè nel senso che spizza energia vitale da ogni poro. All'età di 9 anni si flagellava con una catena di ferro. E allora, proseguiamo. Prima abbiamo parlato del comportamento che è appena cresciuto, vede una ragazza che di domenica mette dei fiori su un suo vestito, va a casa e gli taglia il vestito. Ha un altro coetaneo che dice fa un po' di sesso perché forse ti diverti un po', gli rompe la scopa sulla schiena. Comportamenti tranquillissimi, normale, di quel bambino. Ecco, i suoi genitori volevano che si facesse prete, aperte virgolette, per la gioia di dare un figlio al servizio del Signore, chiuse virgolette. Cioè era considerato, cioè, una bestia già i genitori. Cioè nel senso che non valeva niente, però loro dovevano fare un animale da somma che portasse la croce del Signore. E avanti così. E come insegnanti, e ora, il primo insegnante era un ex sacerdote. Ciao Marco. Posso farvi una domanda? Certo. Sì. E voi sapete tutto sui cristiani. E io purtroppo ho mio suocero, no, che ha quasi 80 anni. Bestemmia dalla mattina alla sera, sì. Ne fa di tutti i colori e sta bene, e sta bene, è una salute, no, aspetta, sì. Adesso tutti quelli che hanno telefonato, no, cristiani, che dicono a voi che siete dei criminali, mi saprebbero rispondere chi gli dà la salute, chi gli dà la salute a mio suocero, perché loro dicono che non c'è foglia che Dio, non si muove foglia che Dio non voglia, no? Perché vengo fuori anch'io da quei, sì, sì, da quegli insegnamenti là, no? E non riesco a darmi una spiegazione, siccome loro sanno tutto e dicono che voi siete dei criminali, no? Mi danno una risposta anche a me. Ciao. Ciao, grazie. Sì, no, ma in effetti bestemmiare significa compattare se stessi, cioè la bestemmia non è semplicemente un'offesa, è una capacità che ha l'individuo di concentrare se stesso. Concentrando se stesso mette in moto le proprie energie, mettendo in moto le proprie energie arriva a una stabilità energetica che gli permette di superare molti stati di malattia e molti stati di malessere. Questo deve essere chiaro. Vai avanti Francesco. No, ecco, scusami. Cosa pensava padre Pio? All'età di 15 anni gli viene dato un tema, se io fossi re, e cosa deve fare se fosse re padre Pio? Combatterei prima di tutto il divorzio da molti cattivi desiderato, cioè nel senso nel 1902 c'erano divorzi a migliaia, e lui come re, quello che farebbe il divorzio degli altri, combattere il divorzio, ma non è finito. Parlando della vita cristiana dice fa, guai poi a coloro che non volessero seguirla, cioè nel senso, lo dice lui in suo scritto. Sì, bruciamoli. Li punirei subito o col metterli in prigione o con l'esilio oppure con la morte. Cioè scritto di suo pugno. Beh, ma è come il radioascoltatore, ha detto li bruciamo più o meno. Sì, no. Pronto? Sì? Sono Michele. Ciao Michele. Allora io da buon compito, io rispondo a Marco. Io ho mia nonna che ha 93 anni e dice il rosario dalla mattina alla sera. Sì, benissimo. E la salute è ferro. Ma anche quella è una capacità di concentrarsi, eh? Infatti, l'altra volta avevo detto che dipende dalla persona e da quale la fede che hai. Non ha importanza gli altri, quello che dicono. È il tuo cammino che devi fare. E se credere in qualcosa o in Dio, in quello che vuoi, ti fa bene che ci credi. Io non vado a dire a mia madre, non sta in chiesa. Io non ci vado e basta. Male? Però se lei gli fa bene, fa bene. D'accordo. Ok. Va bene. Ciao, ciao. No, ma in effetti dice, mi suocera fa il rosario, d'accordo, uno può farsi il rosario, può fare quel che vuole e può avere la salute di ferro oppure no. Però quando uno, ma a parte il fatto che Marco poi parlava di credenza soggettiva, cioè ciò che crede un cristiano è ciò che gli manda Dio a quello che crede, per cui è un altro discorso che stavo facendo.
però in ogni caso meno che metteria tanto l'accento sul fatto del pregare o del non pregare, perché esistono persone che hanno pregato tutta la vita e che in realtà non gli fregava niente di pregare, cioè facevano altre cose. Esistono un sacco di stregoni che facevano i preti o che facevano anche i chierichetti o che facevano i sacrestani e dovevano ben salvarsi in qualche modo. Questo non ha inciso, la follia controllata appartiene a noi, insomma. Vabbè, dito questo, va avanti Francesco. Sì, no, poi ecco un'altra cosa che appunto denota l'instabile equilibrio psichico di Padre Pio, è che ad esempio lui parlava di amante divino e di amore infinito, in quasi se fosse una trasposizione di tipo sessuale verso il suo Dio. Dimmi. Allora, perché secondo voi, no? Sì? Secondo voi, perché cercate... Provate, io vi sfido a offendere lo Spirito Santo. Sì. Un paio d'anni. Sì. Vedete voi e anche la radio. D'accordo. Allora, posso? Sì, sì. Passando? Allora, siccome io conosco benissimo questo passo del Vangelo e so benissimo dove l'hanno rubato, e l'hanno rubato, un attimo solo dopo rispondo al telefono, un attimo solo, è abbastanza importante, l'hanno rubato agli adonisti, e il passo esatto è questo: se tu offendi lo stregone non ti succede niente, se tu offendi il padre nel senso di necessità e di intento non ti succede niente, se tu offendi la vita e stupri la vita, a te va, questo non ti sarà mai perdonato, cioè questo è aberrante in se stesso. Lo hanno rubato nei Vangeli usandolo a modo suo, dove lo Spirito Santo dei Vangeli non è altro che lo strumento con cui Dio stupra gli esseri umani. Per cui io ti posso insultare lo Spirito Santo un milione di volte, cioè quello dei cattolici, è la vita che devo rispettare. Esatto. Sì, no, ma infatti loro sono sempre appropriati di termini, li hanno sempre deformati. Sì. Dimmi. Allora, sono Giovanni. È una trasmissione di alta cultura, di alta teologia o di perversione questa? È la mia trasmissione. Bravo. Allora l'altro che ha domandato, che ha detto che sono pale e vecchio e evita bestemmiare o qualcosa del genere. Sì. Al tempo della mia tittura è stato detto che la Gesania si scioglierà dal grano. Sì, sì, ma l'imbecille può dire tutto quello che vuole, ma è un imbecille. Buongiorno. Ciao. Allora, anche questo è un altro principio rubato dagli adonisti, nel senso che qualunque cosa può crescere perché tanto dopo io saprò agire all'interno dell'oggettività in cui vivo, e questo è stato rubato sempre dai soliti. Sì, no, ma poi vedi l'uso di certi esempi, come in questo caso dice, cioè, tu non puoi essere niente perché c'è sempre un Dio che giudica alla fine, lui le usa in questa maniera, sì, certo. Ma non esiste nessun giudizio, cioè nel senso che la nostra vita, quello che saremo, lo determiniamo o lo facciamo con le nostre azioni, con i nostri comportamenti. Non ci sarà nessun Dio che potrà giudicare, perché questo Dio non esiste, non è mai esistito, ed è una menzogna dei cristiani, è un'illusione cristiana. A voi fa comodo per annientare la vostra vita di pensare che esista un Dio creatore o un Dio che fa giudizio, ma se voi volete giustizia, Dio non ve la darà. Se volete, volete pace, Dio non ve la darà, ve la dovete costruire con le vostre mani. Bravo. Ciao, ciao. Cioè, questo è una cosa fondamentale. Scusa. Se no. No, quello che mi interessa a me dire questo è che i cattolici possono rubarci, cioè i evangelisti hanno rubato dagli adonisti, cioè dalle religioni misteriche, i principi. Però il fatto che hanno rubato i principi, li hanno solo rubati, non hanno dato il senso. Ma loro non hanno nulla, ma di fatto il cristianesimo è capace di affermarsi solo tramite rubando qualcosa, derubando gli altri. Cioè, Ciao bella. Vedi, questa trasmissione è l'unica trasmissione. Pronto? Ciao, sono Ivan. Ciao Ivan. No, ciao a tutti. Ciao. A proposito del discorso del giudizio, mi sembra talmente lampante quello che si deve dire, che mi sembreria, perché tu all'altro, tanto che parlo lo stesso, mi sembreria veramente illogico che qualcuno potesse giudicare quello che mi sento. Sfido chiunque, anche Dio, a giudicare il mio sentire. Casomai provare a giudicare se proprio vogliamo quello che mi ho fatto, come un giudice, ammesso che sia un giudice, ma il mio sentire, cioè l'intenzione, a voglio vedere chi ne vuole giudicarlo, se non me stesso. Se non te stesso. Sì, perché ad un certo momento mi credo che di fronte a un delitto, per esempio,
E quindi nella mancanza di comprensione dell'intenzione e del sentire in quel momento, staria probabilmente messo di fronte a me stesso, al mio giudizio, e volendo essere estremamente sincero e onesto col me operato e con quello che mi ha spinto a farlo, sicuramente non sarebbe nessuno che sarebbe più crudele nel giudizio che non me stesso, perché una persona o un ente o un'entità dall'altra parte comunque sarebbe mosso perlomeno da pietà, sapendo per esempio che mi ho fatto per vendetta, no? Ecco, mentre il mio sentire, di cui sono messo il padrone, sarebbe senz'altro più crudele nel giudizio, più severo nel giudizio che non un'entità o una persona che comunque andaria inserta di scusanti, ammesso comunque sempre che mi ha delle capacità di essere estremamente sincero con me stesso. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Allora, noi non prendiamo più telefonate in questo momento, andiamo avanti gli ultimi 5 minuti a concludere la trasmissione. Dopodiché, se non arriva la Mario, prenderemo telefonate in privato, diciamo così. Va bene, no, vai avanti, Francesco. Ecco, sì, io devo dire due cose e poi parlo di un'iniziativa. Allora, sto usando il così parlò Zarathustra di Nietzsche, usiamo una definizione sui preti che va benissimo anche per i cristiani. Molti di loro hanno sofferto troppo, così vogliono far soffrire gli altri. Sono cattivi nemici, nulla è più vendicativo della loro umiltà. Urtano anche il mio gusto. Per me sono prigionieri e segnati. Colui che loro chiamano Redentore li ha gettati in catene di falsi valori e di parole ingannevoli. Venisse qualcuno a redimerli dal loro Redentore. Una volta che in mare andavano alla deriva, hanno creduto di approdare a un'isola, ma guarda, era un mostro addormentato. Falsi valori e parole ingannevoli, questi sono i mostri peggiori per i mortali, la sciagura in loro dorme a lungo e aspetta. Questo è Nietzsche, che definisce i cristiani come sono. Io vorrei prendere 2 minuti per un'iniziativa. Allora, 14 febbraio del 1600 a Roma è stato bruciato Giordano Bruno. Allora, è in programma una manifestazione per giovedì 17 febbraio dell'anno 2000, per rompere le scatole un po' anche al giubileo. E si parla di spostare questa manifestazione dal 17 febbraio del 2000 al 19 febbraio del 2000, che è di sabato, perché deve essere una manifestazione internazionale. Con l'occasione faranno anche un meeting anticlericale a Roma. La cosa più interessante appunto è che sarà questa manifestazione a Roma. Alcuni soci dell'istituto hanno già programmato di partecipare a questa manifestazione. Di conseguenza, se qualcuno, poi logicamente i pagani, andranno al Pantheon, faranno un rituale pagano e gli altri faranno la loro festa. Allora, se qualcuno è interessato, appunto voglio ricordare, poi darò maggiori informazioni su come recuperare questa manifestazione. Allora, è in programma per giovedì 17 febbraio dell'anno 2000, in Campo dei Fiori, una cerimonia commemorativa di Giordano Bruno. Probabilmente verrà spostata a sabato 19 febbraio del 2000, in periodo di giubileo. Allora, noi ci saremo, io e altri soci dell'istituto saremo presenti. Se qualcuno si vuole associare, vuole partecipare, benissimo, almeno così ci sarà un pellegrinaggio non clericale, non stupido, a Roma durante il giubileo. Ecco, questa era. Poi lascio la parola a Claudio. Allora, io ho una cosetta da dire, una cosetta da dire, che è sempre le cosette di pensiero, cioè nel senso che quel discorso, volevo concludere quel discorso là della gramigna, eccetera. Cioè, nelle regioni misteriche ti dicono: qualunque cosa nasce nel mondo che ti circonda, comunque devi organizzarti per affrontare il mondo che ci circonda. Per cui è un insegnamento, cioè è un principio che viene dato alle persone per dire sì, è vero, il mondo fa schifo, ma te organizzi, te strutturi in modo tale da affrontare un mondo che magari può fare anche schifo. Questo è il principio, cioè ricorda che se il mondo fa schifo, non sai che ti devi piegare il mondo a te stesso, ma sei tu che ti devi organizzare per affrontare il mondo. Questo principio, che è il principio della gramigna, dell'olio, che viene messo nei Vangeli ufficiali, cosa è venuto? È venuto a dire, sì, le persone, asse che fa se qualche volta, dopo tanto mille cupo.
cioè praticamente un principio che era un principio di costruzione misterica, un principio anche di pratica della stregoneria, perché in fondo se io devo strutturare me stesso in base al sistema oggettivo che incontro e devo agire al suo interno, io devo trasformarmi in funzione del mio intento, e la trasformazione in funzione dell'intento è un atto di stregoneria, tanto per essere chiari. Bene, questo atto di stregoneria viene preso dai Vangeli, viene preso dagli evangelisti, chiaramente li conoscevano a quei tempi, e viene trasformato nel terrore del Dio padrone. Il Dio padrone che dice tanto mi dopo te copo, cioè tanto mi dopo te butto, te faccio brusare. Cioè questa è la vigliaccheria dei cristiani, è la vigliaccheria di chi mette in ginocchio chi non si può difendersi. Io comincerò a leggere, adesso un altro minuto, visto Francesco. Io questa sera comincerò a leggere fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria del paganesimo politeista. Chiaro. Quando avrò finito i fenomeni di premorte, parlerò di Tommaso di Didimo, l'ultimo stregone pagano. Per cui andremo sempre, io queste cose le conosco perché le ho analizzate punto per punto, per quello che ho fatto, ci siete tanta roba che non so chiaramente. Per cui non venitemi a raccontare le puttanate dei Vangeli a me, perché io me le sto studiando, inutile che venia a rompere, vai. Esse tutte su internet, oltretutto. Esatto, c'è uno scoppio su internet, Vai a vedere i contatori, e se è una roba impressionante, Mico c'è paura. Comunque, vabbè, forse sarà perché abbiamo mandato ai giornali l'annuncio della conferenza e si è venuto a vedere che roba c'era. Sì, ma io ho visto anche sulla mailing list, sono andate parecchie iscrizioni di gente che neanche conoscevo, da varie parti, perciò c'è un po' di frammento. Vuoi che ricordiamo, finché abbiamo ultimi momenti, della conferenza del 30? Certo. Visto che siamo in chiusura. Vabbè, è te il volantino, perciò... Allora, conferenza del 30, vi ricordo, sabato 30 ottobre. Sabato 30 ottobre, alle ore 17, qui in sala dibattito di Radio Gamma 5, terrò una conferenza insieme a Francesco, l'Istituto e tutte le persone che verranno, insomma, su stregoneria e paganesimo politeista, stupro e pederastia. Sottotitoli della conferenza: concezione dell'esistenza umana nel cristianesimo contrapposta alla concezione del paganesimo politeista, il sistema sociale visto dall'essere umano pagano politeista, l'essere umano cristiano oggetto di possesso, l'essere umano pagano politeista soggetto di diritto, pederastia come elemento divino nel cristianesimo, stupro come esercizio di possesso nel cristianesimo, la famiglia dei ruoli contrapposta alla famiglia degli individui del paganesimo politeista, rimuovere l'orrore cristiano-cattolico per costruire il divenire magico nell'infinito dei mutamenti. Questa conferenza, che sarà un'esposizione che prenderà circa 40 minuti di introduzione, dopodiché daremo il via al dibattito, per cui chiunque vuole intervenire viene. Chiaramente si confronta con me, cioè non è che si confronta con uno come, non so, tipo il nostro amico Lorenzo, per esempio, Silvano, è una persona molto gentile, è una persona molto dolce, molto disponibile. Io invece sono un guerriero, per cui le parole hanno importanza, per cui se vi confrontate con me o decidete di scontrarvi, sappiate che vi scontrate davvero con me. Bene, io qui chiudo la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, vi do appuntamento per le ore 19 con fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria e dal paganesimo politeista. Vi ringrazio per avermi ascoltato e un attimo sentiamo Francesco se ha qualcosa da dire. Francesco vi saluta perché è al telefono, grazie per l'ascolto e a risentirci allora, alle ore 19.